Arrestati dalla polizia di Stato di Ragusa quattro nigeriani, un uomo e tre donne, che avevano messo in piedi un'associazione dedita alla tratta di giovani donne nigeriane per avviarle alla prostituzione. Secondo quanto emerso dalle indagini tra la Libia e la Nigeria, ci sarebbero tre gruppi che favorirebbero l'avvio alla prostituzione di giovani donne, ingannandole con false promesse di lavoro in Italia e poi le obbligavano a prostituirsi tramite minacce, facendo ricorso anche a pressioni psicologiche seguiti con riti voodoo. Le donne giunte a Polsallo, una volta sbarcate, sono state ascoltate dalla squadra mobile di Ragusa, che ha dato inizio ad una complessa attività di indagine. Durante l'operazione, che si è svolta in diverse regioni d'Italia, sono state liberate alcune ragazze vittime della tratta. Le macchine... Porta la macchina avanti, dai. Dove?